Amici di Stylist, ben ritrovati alla terza puntata del Piacere di Piacersi, a cura della nostra Antonietta Pascuccio. Benvenuta Antonietta. Grazie. In questa terza puntata, Antonietta, direttamente dal suo studio di Milano, ci mostrerà altre tecniche e segreti di bellezza. Il protagonista di questa puntata è il laser diodo. È un trattamento molto veloce, pressoché indolore, grazie all'applicazione di uno speciale gel freddo che con la sua azione lenitiva permette di far passare meglio il fascio di luce monocromatica unidirezionale che sarà utilizzato sulla zona da trattare senza causare irritazioni. Ma lasciamo la parola alla nostra esperta. Allora, il laser al diodo, come abbiamo detto, è una luce coerente, costante, monocromatica unidirezionale. Il laser al diodo ha come obiettivo quello catturare il pelo alla radice e sfrutta l'uso quindi della melanina. La melanina è l'ormone che regola il colore del pelo, che può variare dal biondo al nero. Quindi c'è da dire, cosa molto importante, che il pelo bianco e il pelo rosso, essendo privi di melanina, non vengono catturati dalla luce del laser, quindi non ha nessun effetto su questa tipologia di peli. Il laser a diodo può essere effettuato su qualsiasi fototipo, da quello più chiaro a quello più scuro e in qualsiasi periodo dell'anno, quindi anche su pelle abbronzata. L'unica accortezza è quella di coprire i nei e eventuali tatuaggi. Il laser al diodo agisce sul pelo nella sua fase anagen. La fase anagen è la prima fase di crescita del pelo che praticamente è suddivisa in altre categorie. Una delle categorie è la fase metanagen, che è la fase dove il pelo inizia a spuntare fuori dalla cute. Per quanto riguarda la fotoepilazione, questa è la fase più importante. Siccome le crescite del pelo non sono sincronizzate, ci saranno da fare molte sedute di fotoepilazione. Di solito le sedute sono all'incirca 10. Le prime sono più ravvicinate, le altre vengono fatte a distanza di 50-60 giorni. Alla fine del ciclo di sedute verranno eseguite delle sedute annuali per mantenere il risultato. Questo dunque è un metodo di epilazione? Sì, è un metodo di epilazione perché va a togliere, a bruciare il pelo dalla radice. I peli ricresceranno? Allora, i peli alla fine del percorso di 10 sedute non ricresceranno più con la stessa facilità con cui crescevano prima, ma ci sarà una forte diminuzione di circa il 90% della crescita del pelo. A lungo andare, i peli subiranno disequilibri? Subisce un disequilibrio, quindi automaticamente il pelo alla fine del percorso non ricresce più in maniera, diciamo, come cresceva in precedenza. Grazie Antonietta per essere stata con noi, grazie per i tuoi preziosi consigli e arrivederci alla prossima puntata del Piacere di Piacersi. Grazie a voi.